Ciao Cinofilovers, Michela mi ha contattata per un sospetto caso di cane iperattivo. Questo è il video che mi ha mandato. Pastore del Lago Rai, è un cane molto, molto vivace, molto attivo, gli piace giocare, però a volte va troppo su di giri e questo va a sfociare in iperattività che può anche causare in qualche modo danni in casa e disturbo della quiete, quale quella di visita. Tipo poco fa su questo fantastico tavolo c'era un centrotavola con un oggetto di porcellana che adesso magicamente non c'è più. Avete il cane mago, fantastico, fa sparire le cose. È il fatto che soprattutto con mio marito abbaia in continuazione, ringhi, abbaia. Nei confronti di tuo marito? In particolar modo il mio marito non può mettersi neanche sul divano dalla televisione perché lui arriva, gli morde le caviglie, gli tira i vestiti, gli morde la maglietta. Generalmente sono comunque disturbi, come per esempio quando siamo a tavola e inizia a abbaiare, ma non si capisce bene la ragione, anche se magari andiamo a dargli qualcosa, continua ad abbaiare in maniera ingiustificata, ma non riusciamo a capire il perché. Noi a tavola non riusciamo a parlare, non riusciamo proprio a parlare e a lavorare, perché lui comincia e sale sul tavolo, quello molto mite perché è colpa nostra. Sale proprio con tutto il corpo? Con le zampe, sì. Vabbè, noi non possiamo ricevere più nessuno perché effettivamente, con voi già è stato bravo, devo dire la verità, ma solitamente. Ma non a tutti purtroppo piacciono i cani, c'è gente che ha paura, sua mamma è un anno che non viene più qua. Ok. Negli episodi è capitato che magari qualche signora con la borsa andasse a infilare il muso, a prendere gli oggetti, portare in giro. Cioè, no, è andata veramente adesso, praticamente in gestione. Stamattina ho dato fuori io di matto perché quando questo abbaio diventa veramente fastidioso. I vicini sono già lamentati e quindi siamo arrivati al punto che mio marito sta pensando di darlo via. Questa è proprio l'ultima, cioè, questa è proprio l'ultima. E gli altri della famiglia sono d'accordo con questo? Uno no. Non proprio. Uno così dipende, così, dipende. Io no. Io no. Non sappiamo come si può risolvere. Ok. Da un primo sguardo, quando mi siedo a fare due chiacchiere con la famiglia per fare il punto della situazione, quello che appare è un cane molto vivace che ha voglia di farsi notare, ma soprattutto di fare qualcosa. L'ospite per lui è sinonimo di novità e quindi la possibilità di fare qualcosa di divertente, e si adopera subito per darsi da fare e finalmente giocare con qualcuno. Quindi facciamo un attimo il resoconto della situazione e poi capiamo cosa c'è da fare. Sostanzialmente Spike ha due palle grosse così, ma non nel senso che, cioè, che proprio gli girano, si annoia da morire. Voi avete preso un cane da lavoro. Non solo lui ha delle energie da cane lavoratore, ma voi lo state gestendo come non si dovrebbe gestire nessun cane. Quindi, dopo una chiacchierata approfondita con la famiglia, in cui viene fuori che Spike esce una volta al giorno e nemmeno tutti i giorni, sempre al guinzaglio, mai libero, gioco poco niente, non mastica, non sfoga, non può fare nulla, capite bene che questo cane aveva tutte le motivazioni di comportarsi anche un pochino male. Quindi, spiegato ai genitori qual è la corretta gestione di un cane e di un cane di quella razza, adesso passiamo alla parte pratica. Ma a questo punto le continue richieste di Spike non ascoltate provocano in lui una reazione nervosa. Decido di intervenire per far vedere alla famiglia come bloccare questo comportamento. Il mio intento è quello di tagliargli la strada e allontanarlo da quello che è l'oggetto del suo interesse, per spronarlo a trovare una soluzione alternativa a quell'atteggiamento che mette in atto, che non sia dannoso né per gli altri né per se stesso, e piano piano riesce a calmarsi. La prima prova consiste nel riuscire a liberarsi di Spike quando non si ha più voglia di essere la sua vittima sacrificale, e Spike spesso si arrabbia. Vieni qua, vai. Quindi Spike non dà retta a nessuno, ma nessuno si può chiudere in una stanza. Vieni qua,
e quando il proprietario esce è pure peggio. Una sorta di rimprovero per essere sparito dalla sua vista e quindi dalla sua protezione e dal suo controllo. Quindi urge il mio intervento, inizio a dare istruzioni precise al proprietario di Spike per capire cosa deve fare, come deve muoversi, che postura deve avere, come spiegare a Spike che questo atteggiamento non è gradito. Chiaro è che Spike riuscirà ad ascoltare quando sarà anche un pochino più scarico di energie negative. E dopo 10 minuti netti di orologio, finalmente il buon Spike sembra iniziare a capire. Adesso provi a tornare di qua, se ti fa quella roba lì, hai visto come mi devo muovere. Adesso non ti sta facendo niente di che, quindi ok? Il silenzio, un traguardo che sembrava impossibile da raggiungere. Spiegando agli umani di Spike qual è il corretto modo di interagire con lui, quale giochi fargli fare per stimolare il suo intelletto, come cercare di renderlo calmo, nel giro di pochissimi minuti Spike arriva a sdraiarsi tranquillo in presenza di due estranei, perché oltre a me c'è anche il mio cameraman fidato, e cosa mai successa prima, riesce a star seduto vicino ai proprietari senza abbaiare e senza molestare gli ospiti. Traguardo raggiunto, almeno per oggi. Bisognerà allenarsi. Un altro problema è quello non solo di stare in presenza degli ospiti, ma anche di accoglierli. Al mio arrivo vedo un cane senza regole, libero di correre avanti e indietro, abbaiare e quindi sicuramente anche di saltare addosso agli ospiti, cosa che con noi non ha fatto, eventualmente abbaiare, afferrare le maniche, insomma tutta una serie di atteggiamenti assolutamente sconvenienti. E nel giro di 15 minuti precisi siamo passati da così a così. Spike, alla presenza di un nuovo ospite, non solo riesce a stare zitto, ma riesce a rimanere fermo, riflessivo, ascolta. E quindi diciamo che la suocera potrebbe anche tornare a fare il pranzo della domenica. Ok, vieni, bravo. Ma si può avvicinare allo sconcio? Non vedere chi viene. Però è giusto che vada a conoscere. Se ci va a conoscere, avendo fatto questo, lui ci arriva con una mentalità diversa, più calma. Ma che bravo! Ma che bravo questo ragazzo! Non ti avevamo capito. E un'altra situazione ostica era quella del pranzo e della cena. Sì, perché Spike dava il meglio di sé, mordeva, abbaiava, saltava addosso, rubava i tovaglioli dal tavolo, non li lasciava mangiare in santa pace. E quindi vediamo, anche qui, nel giro di pochissimi minuti, siamo passati da così a così. Ok? Noi non riusciamo a parlare a tavola. Sarebbe così. Noi saremmo le persone più ricche del mondo. No, veramente. Ma cioè. Poi è adolescente, quindi lui ama le sfide. Però l'importante è che oggi, ora, qui, ha capito che cosa volevamo da lui. La cosa importante che io vorrei da voi è che voi capiste la differenza di comunicazione con lui. Cioè non è più parole, urla, mani, ma è silenzio, corpo e costanza. Però queste cose, vedi, se non te le insegna qualcuno... Però adesso avete visto che si può fare. Sì, sì. E forse non è così necessario darlo via. Per me no, per ci me vuole, già prima. Ci vuole solo un po' di impegno nella vita di tutti. No, però adesso... Quindi, per fare il sunto della situazione, la famiglia di Spike stava addirittura pensando di liberarsi di lui per il semplice fatto che Spike in casa e fuori casa era ingestibile. E quindi non c'era più una possibilità di risolvere la situazione, tanto da rendere la vita insieme a lui una vita sostenibile, una vita umana. Ma in realtà Spike altro non è che un cane che appartiene ad una razza che ha determinati comportamenti e determinate esigenze di mettere in atto quei comportamenti.
è giovane, è proprio nella fase finale dell'adolescenza, per cui è molto attivo, è molto dinamico, ha voglia di fare tante cose, di conoscere il mondo e sperimentare. Come si può mettere un ragazzino di 17 anni chiuso in casa senza mai poter uscire, senza mai poter fare un gioco adatto, senza mai far qualcosa di intrattenimento che sia lecito, e pretendere che in casa sia anche bravo? Spike semplicemente è un cane fortemente frustrato e messo sulla strada per diventare nevrotico, perché non ha mai possibilità di sfogare queste esigenze necessarie per il suo benessere psicofisico. Sicuramente pensiamo di poterlo ottenere, sicuramente non avevamo capito gli errori, sicuramente non avevamo gli strumenti per capire dove stavamo sbagliando e cosa c'era da fare. Interessantissimo il fatto della dieta, delle uscite. No, abbiamo già visto dei risultati, insomma, abbiamo già visto in cucina, ci siamo potuti sedere a tavola senza lui che... Abbiamo visto l'ingresso dell'ospite. Sì. No, diciamo... Vi sembrano cose fattibili? Vi sembrano sì, utili? Sì, molto. Sì, molto fattibilissimo, perché poi non dobbiamo neanche parlare, possiamo solamente usare il linguaggio del corpo. Quindi anche più rilassante. Sì. Noi allora ci aggiorneremo tra 15 giorni, massimo un mese, per sapere com'è andata. Mi manderete voi un video di aggiornamento. Possiamo concludere, cari cinofilovers, dicendo che questo è solo un altro esempio di come un cane non sia un animale cattivo, ma di come possa essere reso tale. Quindi, come dico sempre, ricordate: il tuo sapere, il suo benessere.